Anticipazioni Tempesta d'Amore, puntate di marzo 2020. Francis si innamora del sosia di Boris Salfield, Tim. Grandi sorprese garantiscono le puntate di Storm del Liebe, che andranno in onda a marzo 2020. Al Fustenhof giungeranno i protagonisti della nuova stagione, e ovvero Francis e Tim. Quest'ultimo altri non è che il gemello di Boris e dunque un figlio segreto di Christoph Salfield. Tra i due ragazzi comincerà una travagliata storia d'amore, non esente da intrighi, macchinazioni, equivoci e colpi di scena, a causa dell'arrivo della perfida Nadia Holler. Franzi e Tim, i protagonisti della 16ª stagione. Con il lieto fine della storia d'amore tra Joshua Winter e Denise Salfield, prenderà il via una nuova stagione della soap, la 16ª, che vedrà protagonisti due nuovi personaggi. Al Fustenhof, già negli episodi in onda a febbraio 2020, giungerà una ragazza dai capelli biondi di nome Franziska Krumbielg, detta Franzi. Questa giovanissima contadina entrerà in scena in occasione degli ultimi preparativi del sì di Paul e Romy. La Erlinger, desiderosa di convolare a nozze con il suo amato in una proprietà della zia della new entry, Margit, entrerà prima in contrasto con quest'ultima per poi ricevere un riscontro positivo grazie all'intervento tempestivo di Franzi. Quest'ultima, dopo aver aiutato i futuri sposi a organizzare in maniera impeccabile il loro matrimonio, si trasferirà in hotel. E vedremo che troverà in breve tempo lavoro come cameriera grazie a Robert. L'uomo infatti resterà molto colpito dalla dolcezza e dalla pazienza della ragazza quando quest'ultima convincerà Valentina a ritornare a casa dopo essersi cacciata in un bel pasticcio. Stabilitasi nel piccolo villaggio di Biclaim, Franzi si troverà molto in sintonia con Lucy, al punto da decidere di diventare sua coinquilina. Un giorno Franzi deciderà di recarsi ad un importante appuntamento in bicicletta. A causa di un guasto, però, sarà costretta a fermarsi. Quando tutto sembrerà perduto, ecco arrivare un affascinante uomo a cavallo, che non solo le presterà soccorso, ma l'aiuterà anche ad affrontare una difficile situazione. Ciò che stupirà i telespettatori sarà il fatto che il nuovo arrivato avrà le stesse fattezze di Boris Salfield, il figlio di Christoph, sposato con Tobias. E dopo un po', ecco la verità, il sosia del Salfield dirà di essere un certo Tim Degen, ovvero il misterioso figlio del Darkman, di cui tutti hanno sempre ignorato l'esistenza. Il ragazzo, non appena metterà piede in hotel, provocherà non poco scompiglio nella vita del Salfield e nel cuore di Franzi. Innamoratasi a prima vista di lui, non farà altro che pensarlo. Franzi Krumbielg e Tim Degen, dunque con la loro love story impossibile, saranno i protagonisti della nuova annata di Tempesta d'Amore, che ci regalerà delle emozioni veramente uniche. Franzi e Tim si baciano, ma a differenza dei protagonisti delle vecchie annate, tra Franzi e Tim arriverà subito il bacio. E vi annunciamo che sarà molto appassionato, sintomo di una forte sintonia tra loro. Tim, come vedremo, accetterà di concedere un'opportunità ai Salfield e soprattutto alla zia Linda, sorella di Christoph, l'unica conoscenza della sua esistenza. Determinato ad iniziare una nuova vita, si stabilirà al Fustenhof, dove si avvicinerà moltissimo a Franzi, con la quale trascorrerà molto tempo insieme. Il giovane, dopo aver appurato che il Darkman e la zia di lei gli hanno sempre mentito sulle sue origini, reagirà in maniera inattesa. Furibondo, pretenderà il frutteto di Margit e dirà di volerlo trasformare in un campo di polo. Dopo aver ricevuto un secco no, deciderà di fargliela pagare a caro prezzo e si servirà di un'ingente quantità di pesticida per distruggere gli alberi e ridurre sia Margit che Franzi sul lastrico. L'anziana signora una mattina si vedrà ormai rovinata e in preda allo shock. Verrà trasportata d'urgenza in ospedale a causa di un malore. Tim si sentirà tremendamente in colpa per l'accaduto, ma non vorrà confessare le sue malefatte alla ragazza, che ignara di tutto, cederà il frutteto al Degen. Successivamente, in quegli stessi istanti, dopo aver guardato intensamente negli occhi la Krumbielg, capirà di non poter più celare i suoi sentimenti e gli farà sapere di essersi innamorata di lui a prima vista. Poi, presa dall'emozione del momento, lo bacerà con passione. Lui ricambierà per poi fare dietro front. La ragazza gli chiederà subito scusa e lo inviterà a cena per passare una serata tra amici.
Il gesto della nipote di Margit colpirà profondamente il fratello di Boris, che prima di recarsi all'appuntamento passerà a trovare il suo amico Paul, desideroso di ottenere qualche consiglio sincero. All'atleta confiderà di sentirsi molto confuso e combattuto riguardo ai suoi sentimenti per Franzi. Tuttavia deciderà di presentarsi lo stesso a cena con lei. E le anteprime indicano che proprio quando i due ragazzi sembreranno pronti per iniziare un cammino insieme, ecco che al Fustenhof comparirà un personaggio destinato a stravolgere tutto. Chi? Un rivale in amore? La risposta è sì. In hotel farà la sua comparsa Nadia Holler, la nuova Dark Lady della serie. Ex fidanzata del bel team, scopriremo che la donna in passato ha rifiutato una proposta di matrimonio del ragazzo. Nadia però, quando apprenderà che Tim sta per diventare un giovane ereditiere, ritornerà sui suoi passi e si dirà pronta a tutto pur di riconquistarlo e riaverlo per sempre al suo fianco. Sarà così che la Orler comunicherà al Dejan di aver riflettuto a lungo e di aver deciso di sposarlo. Sconvolto il figlio di Christoph si concederà qualche giorno per pensarci su, mentre il cattivo Salfid affermerà di essere molto contento per quanto accaduto e vedrà in Nadia la moglie perfetta per il suo ragazzo. Con l'appoggio del suocero, la donna dunque proverà a smuovere la compassione del suo ex e si avvicinerà nuovamente a lei. Franzi, scoperto il tutto, si ritroverà a digerire dei bocconi amarissimi. Questa storia è appena agli inizi. Continuate a seguirci per scoprirne di più. Anticipazioni Tempesta d'amore, puntate di marzo 2020. Valentina e Fabien escono di scena? Michael diventa cattivo. Dei veri e propri drammi segneranno le puntate di Stand Lieve, che saranno trasmesse nel mese di marzo 2020, quando la nuova stagione della soap sarà entrata già da un bel po', per la gioia dei fans, pienamente nel vivo. Se Fabien e Valentina decideranno di buttarsi le esperienze negative alle spalle e cominciare una nuova vita altrove, più precisamente a Lipsia, Michael vivrà un periodo molto difficile. Dopo l'omicidio di Romy Erlinger, il medico sprofonderà in una crisi profondissima e farà abuso di sonniferi e antidepressivi. Il tutto con conseguenze gravissime. Un giorno, in preda alla rabbia, aggredirà non solo a parole, ma anche con i fatti la moglie, Natasha. Valentina e Fabien si trasferiranno a Lipsia? Tra le coppie di Tempesta d'amore più amate e apprezzate per la loro dolcezza e genuinità, figura sicuramente quella formata da Valentina Salfield e Fabien Pipers, figli rispettivamente di Michael e Robert. I due ragazzini, che come ben sapete hanno affrontato innumerevoli difficoltà, basti pensare alla malattia di lei, decideranno, contro il volere delle loro rispettive famiglie, di lasciare i Big Claim. Come si arriverà a questo? Facciamo un passo indietro. Stando a quanto vi abbiamo già ampiamente spoilerato, nelle battute finali della quindicesima annata assisteremo ad un dramma senza precedenti. Christoph, qualche istante dopo aver scoperto i crimini di Annabel, comprese le sue responsabilità nella morte di Romy Erlinger, verrà misteriosamente investito da un'auto a folle velocità e cadrà in coma. Le prime indagini condotte dalla polizia sembreranno far ricadere la colpa sulla sorellastra di Denise. Erroneamente si penserà ad un intrigo di lei volto a mascherare il fatto di non essere figlia di Christoph per accedere all'eredità dell'uomo. Solo in un secondo momento si farà luce sulla vera colpevole, che sarà una insospettata. Stiamo parlando di Valentina. E ci chiediamo, cosa spingerà la ragazza al folle gesto? Le anteprime indicano che perderà il senno dopo aver saputo che Eva potrebbe aspettare un figlio non da Robert, ma dal Dark Man. Infatti, come si vedrà a breve, dopo una furente discussione col marito, Eva si precipiterà dal suo migliore amico e trascorrerà con lui una notte di intensa passione. Sopraffatta dalla rabbia, la fidanzata di Fabien si metterà alla guida e investirà Christoph. Scoperto il tutto, Robert e Joshua faranno veramente di tutto per eliminare le prove contro la loro cara. Alla fine però la verità verrà fuori e vedremo che sarà proprio la ragazzina, piangendo, a consegnarsi alla polizia e ad ammettere le proprie responsabilità per essere poi arrestata. A quel punto il destino del Salfid dipenderà unicamente da una persona, Christoph. Le condizioni dell'uomo intanto miglioreranno significativamente. E questo dopo essere stato sottoposto, grazie al consenso espresso dalla figlia Denise e dalla sorella Linda, a un delicatissimo intervento.
Il nostro Darkman dunque si sveglierà dal coma e in cambio di un favore molto consistente aiuterà Valentina, la quale, felice, uscirà dal carcere e potrà espiare le proprie colpe, dedicandosi a servizi socialmente utili. La sua vita però cambierà radicalmente. Valentina infatti, ritornata a Big Claim, scoprirà che Fabien è riuscito ad accedere ad una prestigiosa scuola di musica a Lipsia e a ottenere una borsa di studio. I due fidanzatini discuteranno a lungo sulla scelta da intraprendere, che non sarà affatto semplice. Determinata a consentire al suo amato di ottenere il meglio per il proprio domani e nel contempo a non perderlo, Valentina maturerà in breve tempo la sua decisione. Vedremo che deciderà di trasferirsi con lui a Lipsia. L'idea però non piacerà alle famiglie dei rispettivi ragazzi. Alla fine però la determinazione della Salfield avrà la meglio. E a Michael e Robert non resterà che rassegnarsi. Fabien e Valentina lasceranno davvero il Fustenhof per iniziare una nuova vita insieme? Vedremo. Sicuramente vi aggiorneremo con succosi particolari. Michael aggredisce fisicamente e verbalmente Natasha. E adesso soffermiamoci su Michael e sul brutto periodo che vivrà a seguito della dipartita di Romy Erlinger, che perderà la vita a causa di un intrigo di Annabel Sullivan dopo giorni e giorni di agonia. Gli spoiler specificano che il Niedburg attraverserà una fase di profonda crisi che lo farà precipitare nel baratro. Perché? Cosa accadrà esattamente? Da un po' di tempo vi stiamo parlando del grande dramma che sconvolgerà il Fustenhof nelle ultime puntate della 15ª stagione. Romy Erling cadrà vittima di un piano crudele di Annabel volto a eliminare Denise. In altre parole, durante un festival di ballo e canto che si terrà in paese, la Sullivan proverà a avvelenare la sorella con una sostanza letale a lento rilascio. Il bicchiere fatale però finirà tra le mani di Romy, che inconsapevole del rischio verrà l'imprecisata bevanda in un sol colpo. Nel giorno del suo sì con Paul, purtroppo, la sorella di Lucy avrà un malore e volerà in cielo tra le braccia del suo amato dopo una settimana di atroci sofferenze. L'atleta distrutto non ce la farà ad accettare questa morte assurda e andrà in crisi quando i dottori, compreso Michael, motiveranno la causa del decesso formulando la diagnosi di insufficienza cardiaca. Per Paul il tutto sarà un vero e proprio colpo all'anima. Scioccato, Lindbergh avrà un atteggiamento scontroso verso tutti e accuserà Michael di essere stato un incapace. Il padre di Fabien starà malissimo per questo e non riuscirà a darsi pace. Sarà così che comincerà a soffrire di disturbi del sonno che lo porteranno ad abusare di farmaci antidepressivi da cui diventerà dipendente. Vedremo che a causa dell'uso smodato di tali medicinali il marito di Natasha inizierà a soffrire di stanchezza e di attacchi d'ira e irrequietezza. Sua moglie cercherà in tutti i modi di aiutarlo, ma Michael non ne vorrà proprio sapere di ricevere supporto. E il risultato sarà che si allontanerà da lei. Un giorno arriverà addirittura ad aggredirla verbalmente, usando parole veramente sprezzanti. E proverà poi subito a farsi perdonare, regalandole dei bellissimi fiori. Un altro giorno invece rischierà di non presentarsi a un importante appuntamento per non essere riuscito a svegliarsi. La situazione raggiungerà il culmine quando l'uomo alzerà la voce in diretta radiofonica, curerà come vedremo una trasmissione alla radio contro Margit Krumbleg, l'anziana zia di Franzi, la protagonista della 16ª stagione, rea di aver espresso parole poco lusinghiere verso il medico per non averle prescritto dei sonniferi. Gli spoiler annunciano che Michael farà di tutto per non farsi scoprire dai suoi amici e parenti. E quando si servirà di un banale quanto poco credibile scusa pur di non accompagnare Natasha ad Amburgo per far visita al padre malato di lei, ecco che la consorte inizierà a insospettirsi. La situazione peggiorerà ulteriormente quando poi Robert, una mattina, lo sorprenderà addormentato nel suo studio. Svegliatosi di soprassalto, Michael verrà colto da un attacco di tremori. Il Salfid così comprenderà che l'amico abbia un problema di salute molto serio e si recherà subito da Natasha. La donna allarmata inizierà a rovistare tra gli effetti personali del marito, che però sopraggiungerà all'improvviso, cogliendola con le mani nel sacco.
dopo una furibonda litigata, il dottore si chiuderà in se stesso e taglierà totalmente i contatti con l'esterno. La Switzer però non si rassegnerà e piangendo pregherà il marito di vuotare il sacco. Messo alle strette, Michael confesserà di essere diventato dipendente da antidepressivi e sonniferi e aggiungerà di volersi disintossicare. Purtroppo le cose non andranno per il meglio. Il Niederburg, ripensando alle parole di Paul e sempre più in crisi per non essere riuscito a salvare la Erlinger, comincerà a prendere in giro se stesso e la moglie, finendo per assumere lo stesso i farmaci, ma di nascosto. Pertanto, quando Natasha appurerà la verità, lui cosa farà? La aggredirà fisicamente. La cantante come reagirà? Chiederà aiuto? E se sì, a chi? Sicuramente avremo modo di ritornare su questa brutta e triste vicenda. Restate con noi! Anticipazioni Tempesta d'amore. Puntate di marzo 2020. Annabelle Sullivan finisce in un ospedale psichiatrico, ma trapelano grandi colpi di scena dalla trama delle puntate in onda nel mese di marzo 2020. Annabelle finirà in carcere per aver attentato, per l'ennesima volta, alla vita della sorella Denise. Il giudice le riconoscerà però l'infermità mentale e ciò la porterà a scontare la sua pena in una clinica psichiatrica. Dopo aver tentato invano di sedurre il dottor Borg, il suo psichiatra, stilerà un piano per ricattarlo che andrà perfettamente in porto. Ritornata a Big Claim, scoprirà che Christoph, Werner e Robert intendono allontanarla dal Fulsenhof. Nel frattempo il padre avrà uno scontro molto duro con il medico che si concluderà con un omicidio. E vedremo che la Dark Lady si servirà dell'accaduto per colpire il Salfield. Christoph perde il controllo e aggredisce Annabelle. Qualcosa di veramente molto forte accadrà nelle puntate di Stand e Liebe, che ci faranno compagnia nel mese di marzo 2020. Chi credeva che ci saremmo sbarazzati nel corso della nuova stagione della soap, la sedicesima, della perfida Annabelle Sullivan, è tenuto a ricredersi. Infatti, proprio quando per lei sembrerà essere calato il sipario, una svolta incredibile ribalterà completamente la situazione. E lascerà intendere a noi telespettatori che la figliastra di Christoph ritornerà a nuocere. Come vi abbiamo già spoilerato, Annabelle, smascherata per aver cercato di uccidere ancora una volta Denise, verrà arrestata e messa di fronte alle sue responsabilità. Purtroppo però non sconterà nemmeno un giorno in cella. Il giudice, che prenderà in esame il suo caso, le riconoscerà l'infermità mentale e la affiderà alle cure di un ospedale psichiatrico. Qui ad occuparsi di lei ci penserà il dottor Hans Peter Borg. Christoph cercherà di trarre vantaggio dalla situazione e farà di tutto per farsi nominare tutore legale della ragazza, in modo da mettere le mani con facilità sulle sue quote al Fulsenhof e su tutti i suoi beni. E per la donna non si tratterà affatto di una buona notizia. Annabelle, a tal proposito, non impiegherà molto tempo a capire che il genitore intenda soltanto rovinarla. È perfettamente lucida, coverà sempre più odio e rancore nei suoi riguardi, arrivando a preparare un perfido piano criminale per tornare in libertà. Ci riuscirà oppure meno? Nel frattempo il terapeuta assegnatole dalla clinica psichiatrica comincerà a entrare sempre più in sintonia con lei. Scaltro, arrivista, ambiguo ed enigmatico, l'uomo mostrerà fin dalla sua entrata in scena un interesse smodato verso la Sullivan. E la cosa non sfuggirà al Salfield, che un giorno lo chiamerà in disparte e lo pregherà di non lasciarsi manipolare dalla donna. E non avrà tutti i torti, in quanto il progetto della sorellastra di Denise sarà proprio questo. Pronta a tutto pur di ritornare in libertà e fargliela pagare a caro prezzo ai suoi nemici, la Sullivan proverà a sedurre lo psichiatra e a farlo innamorare di lei. I suoi tentativi però andranno a vuoto. Il Borg infatti nutrirà nei suoi riguardi un interesse strano che andrà ben al di là dell'attrazione sentimentale. Annabelle però non si rassegnerà affatto. E convintissima di poterlo circuire con il suo fascino, farà di tutto per farlo cascare ai suoi piedi. Un giorno il dottor Borg porterà la sua paziente sulle rive del famoso lago, presso cui la stessa stava per macchiarsi dell'omicidio di Denise. In quanto tutore legale della figliastra, anche Christoph sarà presente alla scena. Ma l'uomo, sentendola delirare, perderà le staffe.
Le trame indicano che vedendola piangere disperatamente e fingere spudoratamente il proprio pentimento, il Salfid l'aggredirà fisicamente. La ragazza cadrà a terra e ruzzolerà giù per un pendio. Trasportata d'urgenza in ospedale, verrà quindi sottoposta a un delicatissimo intervento chirurgico che terrà Christoph sulle spine. Dopo ore di interminabile attesa, i medici la dichiareranno fuori pericolo. Annabelle ritorna in libertà, ricattando e manipolando il dottor Borg, che viene ucciso. Annabelle poi, stando agli spoiler, inizierà delle sedute di fisioterapia e verrà affidata a Paul Lindelberg. Christopher, invece, per averla aggredita, si vedrà costretto ad accettare la revoca della sua tutela legale, perdendo così ogni tipologia di controllo su di lei. Riportata poi nella clinica psichiatrica, la Sullivan riprenderà a macchinare per conquistare il dottor Borg, ma nemmeno questa volta otterrà risultati tanto agognati. Disperata, constatando che il medico è insensibile al suo fascino e alle sue scenate di pentimento, tenterà il tutto e per tutto per farlo crollare. Addirittura inizierà uno sciopero della fame. Dopo alcuni giorni da Dark Lady capirà di dover ricorrere all'astuzia per raggiungere i suoi obiettivi. E dopo attente indagini metterà le mani su alcune registrazioni audio dello psichiatra. Successivamente comincerà a nascondere i sedativi che quest'ultimo lei somministra quotidianamente. A Christoph, com'è prevedibile, tutto questo non sfuggirà. E il Borg non solo sarà totalmente all'oscuro del piano che la sua paziente sta perpetrando ai suoi danni, ma commetterà addirittura lo sbaglio di credere di avere la situazione sotto controllo. E tutto ciò, quali risultati produrrà? La sorellastra di Denise si servirà delle pastiglie di tranquillanti per mettere nei guai il suo psichiatra e fingere una cosa terribile, di essere stata molestata e violentata. La donna infatti abilissima a creare false prove e a procacciarsi false testimonianze ricatterà l'uomo e dopo alcuni giorni verrà rilasciata e farà ritorno, tra l'incredulità generale, al Fusenhof. Nel frattempo presso l'hotel a 5 stelle sarà già approdata da alcune settimane un'altra Dark Lady, la perfida Nadia Holler. Costei sarà l'antagonista di Franzi, la protagonista della 16ª stagione, che si innamorerà perdutamente dell'affascinante Tim. Annabelle e Nadia diventeranno amiche di intrighi o finiranno per scontrarsi? Nella sua lotta per conquistare Tim, sappiamo che la Holler incontrerà anche il favore di Christoph. La cosa piacerà alla Sullivan? Vedremo. Nel frattempo l'odio nei confronti di Annabelle porterà Christoph a stringere un'alleanza con Werner e Robert, i quali, dopo essersi consultati, decideranno di votare per l'estromissione della donna dai vertici dell'hotel. Un imprevisto però rimescolerà tutte le carte in tavola. Nervoso per il rilascio della figliastra, il Dark Man accuserà il dottor Borg di essersi lasciato ricattare e tra i due si arriverà ad un confronto molto acceso, nel corso del quale lo psichiatra morirà. Le anticipazioni non descrivono con esattezza e dovizia di particolari l'accaduto. Quel che è certo è che durante la discussione con il ricco albergatore, il medico, sentendosi pressato, estrarrà una pistola. E dopo qualche istante giacerà a terra sotto gli occhi attoniti di Christoph e quelli compiaciuti di Annabelle. Chi lo avrà ucciso tra i due? Molto difficile dirlo. Il sospetto è che la Sullivan però riuscirà a trarre vantaggio da questa situazione, in quanto sarà in possesso di prove schiaccianti per poter accusare il padre di omicidio. Le userà davvero oppure no? Certo che sì! E aggiungiamo che costringerà anche il genitore a votare a suo favore durante la riunione con Werner e Robert. E la sua vendetta non finirà di certo qui. Non resta che scoprirne di più attraverso le nostre anteprime. Anticipazioni Tempesta d'amore. Puntate di marzo 2020. Il ritorno inaspettato di Bella Moser. Un ritorno davvero inaspettato andrà a colorare le puntate di Strande Lieve, che ci faranno vivere forti emozioni nel mese di marzo 2020. Ebbene sì, perché scrutando le anticipazioni Tempesta d'amore che ci sono pervenute, apprendiamo che assisteremo improvvisamente ad un gradito ritorno che andrà ad arricchire la storyline legata alla love story impossibile tra Paul e Lucy. Ebbene sì, perché tra i due cognati scoccherà la scintilla dell'amore e il primo ad accorgersene sarà Bella Moser, che avrà una bruttissima reazione nei confronti di un abbraccio molto sentito che i due si scambieranno.
Bela ritornerà dopo essere stato lasciato dalla sua fidanzata. Negli episodi di marzo 2020 assisteremo al ritorno di Bela Moser. Se nelle attuali puntate in onda su Rete4 questo amatissimo personaggio, dopo essersi reso conto che Romy non potrà mai ricambiare il suo amore per lui, molto presto uscirà di scena per rifarsi una vita lontano dalla Germania, in quelle in onda a cavallo tra l'inverno e la primavera, si farà nuovamente vedere. E questa volta vi annunciamo con grande gioia che non si tratterà affatto di un mordi e fuggi. Tutt'altro. La sua permanenza sarà molto duratura, pronta a stupirci come non mai. Simpatico, timido e impacciato, Bela è ben noto per la sua infinita dolcezza e bontà d'animo, ma anche per essere parecchio sfortunato in ambito sentimentale. Giunto al Fustenhof nella speranza di conquistare il cuore della ragazza di cui è stato sempre innamorato, il Moser ha però subito fatto i conti con un'altra amara realtà. Romy è la promessa sposa dell'affascinante atleta Paul Lindelberg. Pur essendo perfettamente consapevole di avere pochissime opportunità, se confrontato con il suo antagonista, non ha mai rinunciato alla sua amata. E proprio quando si era segnato l'idea che Romy non potrà mai essere sua, il destino, stando ai nuovi spoiler, gli farà incontrare la dolcissima Mona Huber, con la quale sarà amore a prima vista. Bela, prima di questo, però, è caduto nella trappola di Jessica, che, come ben sappiamo, ha provato a far innamorare la sua antagonista di lui attraverso i più disparati escamotage per strapparla a Paul. Comunque sia, tra Bela e Mona sarà colpo di fulmine. I due innamorati felicissimi poi annunceranno a amici e parenti di voler partire insieme per la Thailandia per cominciare una nuova vita, lavorando per giunta per la catena Top Comfort di Christoph, con sede a Bangkok. Bela inoltre dovrà anche fare i conti con la morte di Romy. Quest'ultima, nel giorno del suo sì con Paul, verrà colta da un malore improvviso e volerà in cielo dopo giorni e giorni di agonia. Se i personaggi del Fustenhof ignoreranno il motivo reale della sua dipartita, noi telespettatori, invece, scopriremo la truce verità riguardo al famoso drink avvelenato preparato da Annabelle durante una festa folcloristica. La bevanda non sarà ingerita da Denise, la destinataria prescelta dalla folle Sullivan, bensì dalla Erlinger. Ritornando a Bela, scopriremo che il suo non è stato affatto un happy end. Il giovanotto, infatti, ritornerà al Fustenhof alla ricerca della sua fidanzata. Perché, vi starete sicuramente chiedendo? Mona lo mollerà dopo aver conosciuto un altro ragazzo e essersene innamorata pazzamente. Bela scorge Paul e Lucy in una situazione, a dir poco, compromettente. Ritornato presso il famoso hotel a 5 stelle, il Moser apparirà molto triste e giù di morale, dimostrando di non stare attraversando affatto uno dei suoi momenti più rosei e felici. Inoltre non farà altro che pensare alla dolcissima Romy e la notizia della sua ingiusta e prematura morte non farà che peggiorare la situazione e gettarlo ulteriormente nello sconforto. Devastato dalla scomparsa della ragazza, si aspetterà di vedere una simile reazione anche in Paul e Lucy. Ma le cose non andranno come da lui immaginate. Bela però non saprà nulla al fatto che l'atleta, subito dopo la dipartita della sua amata, ha vissuto dei momenti terribili, sprofondando in depressione, finendo per bere a dismisura per tentare di colmare il vuoto e arrivando addirittura ad accusare Michael di non aver fatto il possibile per salvare la giovane. Con il tempo però il fratello di Alicia troverà la forza per reagire e tornerà a sorridere grazie a Lucy, la bella, simpatica ed esuberante sorella di Romy. Tra i due cognati si instaurerà un profondo legame di amicizia che a poco sfocerà in qualcosa di più. Lucy, riflettendo attentamente e guardandosi dentro un giorno, si renderà conto di essersi innamorata del cognato e farà di tutto per toglierselo dalla testa. Se all'inizio la ragazza si scontrerà più volte con l'atleta a causa delle sue assurde trovate, ad esempio far sparire tutti gli oggetti appartenenti a Romy, ben presto comprenderà quanto sia speciale. E vi annunciamo che anche Paul imparerà ad apprezzare la cognata, tanto da aiutarla perfino a trovare un lavoro. Sarà così che Lucy comincerà ad occuparsi della promozione del nuovo locale della sorella di Christoph, Linda, che giungerà per dare il suo consenso alla rischiosa operazione del consanguineo. Anche in questo caso la bionda Erlinger finirà per battibeccare con Paul a causa della forte divergenza di opinioni, ma alla fine non solo si riappacificherà con lui, ma capirà addirittura di essere cotta. Sconvolta dirà a se stessa di non poter desiderare il marito della sua amata sorella. E in preda a terribili sensi di colpa, non solo non si dichiarerà, ma cercherà addirittura di nascondere la situazione alle sue amiche.
la prova più forte arriverà quando un giorno Lindelberg deciderà di diventare fisioterapista e chiederà a Lucy di prestarsi come cavia per aiutarlo a prepararsi al meglio, in vista per giunta di una prova importantissima. I due lavoreranno sodo per tantissimi giorni. La Erlinger pazza di lui non saprà più come divincolarsi per fingere. E quando Paul al settimo cielo riceverà finalmente la certificazione per iniziare la sua nuova attività, ecco che correrà immediatamente da Lucy per ringraziarla. I due commossi finiranno per abbracciarsi. E non si tratterà affatto di un abbraccio qualunque. Proprio in quel preciso istante qualcuno aprirà la porta. Si tratterà di Bella. Il ragazzo noterà una certa complicità tra loro, quella tipica degli innamorati. Inorridito e disgustato, li accuserà di cose terribili. E farà notare ad entrambi che mentre la povera e innocente Romy è volata via, loro che cosa stanno facendo? Stanno mancando di rispetto alla sua memoria. Furibondo se ne andrà per poi ritornare però qualche minuto più tardi per scusarsi per le sue insinuazioni. Come reagiranno Paul e Lucy di fronte alle sue parole? La Erlinger, colpita, finirà per fare dietro front? E quanto a Lindelberg, come deciderà di procedere? Si starà per davvero innamorando della sorella della sua defunta consorte? Vedremo. Ritorneremo sicuramente su questa succosa storyline per donarvi tutti i dettagli che merita. Anticipazioni Tempesta d'amore. Puntate di marzo 2020. Paul bacia Lucy, che perde il lavoro. Annabelle droga Lindelberg. Una vera e propria escalation di colpi di scena ci aspetta nelle puntate che andranno in onda a marzo 2020. Paul bacerà Lucy per difenderla dallo scagnozzo di Christoph, mentre quest'ultimo, dopo aver fatto una scoperta sulla bionda Erlinger, deciderà di licenziarla in tronco. Ma non è tutto, perché nella nascente love story tra i due cognati si insinuerà la perfida Annabelle Sullivan, che per attirare il ragazzo nelle sue grinfie arriverà a drogarlo durante una cena insieme. Tim però, il protagonista della nuova annata, si accorgerà di tutto e metterà in guardia l'amico. Lucy diventa una benefattrice e viene baciata da Paul. Nelle puntate che scalderanno i nostri cuori a marzo 2020, vedremo Paul e Lucy, tra equivoci e difficoltà, innamorarsi. Essi si daranno una nuova possibilità dopo la morte di Romy, la quale volerà in cielo subito dopo le sue nozze con il Lindelberg a causa di un'insufficienza cardiaca causata all'insaputa di tutti da un drink avvelenato preparato da Annabelle Sullivan e in realtà destinato a Denise. L'atleta, dopo la dipartita della sua amata, sprofonderà nell'angoscia più cupa, finendo per cedere all'alcol e a comportamenti molto aggressivi. Un giorno a tal proposito litigherà di brutto con Michael, reo a suo dire di non aver fatto il possibile per salvare la vita della sua consorte. Il giovane Lindelberg troverà vero conforto solo nella cognata, la quale in poco tempo si scoprirà innamorata di lui. Come vi abbiamo già specificato, il primo ad accorgersi del tenero tra loro sarà Bella Moser, che una mattina li sorprenderà abbracciati. Terribilmente in colpa per la situazione venutasi a creare, Lucy farà di tutto per reprimere i suoi sentimenti, ma non ci riuscirà affatto. Sarà in questa complessa faccenda che si inserirà una nuova vicenda. Tutto avrà inizio quando la sorella della defunta Romy, un giorno, troverà casualmente nel bosco 1 milione di euro. E che cosa farà? Sorpresa, deciderà di utilizzare il denaro per rendere felici le persone bisognose del posto, finendo per trasformarsi in una sorta di eroina. Gli spoiler a riguardo annunciano che comincerà a fare donazioni anonime agli abitanti di Big Claim, tanto che tutto ciò le varrà l'appellativo di Angelo di Big Claim. Tutti saranno contenti a parte Christoph, il proprietario dei suddetti soldi. E per Lucy purtroppo le cose si metteranno molto male. L'albergatore cercherà di scoprire l'autore del furto. La bionda Erlinger invece, incurante del rischio, continuerà le proprie opere benefiche, finendo per essere scoperta da Paul, che affermerà di essere molto contento della sua bontà e generosità. Un'altra persona al suo posto, infatti, avrebbe tenuto il denaro per sé. Purtroppo però il fratello di Alicia non sarà l'unico a scoprire la vera identità dell'angelo del paese. Christoph, infatti, sempre più invaso dai sospetti, farà pedinare la ragazza dal fidatissimo Schulz. Successivamente sarà solo grazie al tempestivo intervento di Paul che si eviterà il peggio. Infatti vedremo che per trarre in salvo la bionda Erlinger dall'uomo
il giovane Lindelberg dovrà fare qualcosa per non renderla visibile ai suoi occhi. E quindi la farà girare dalla sua parte, l'abbraccerà fortissimo e poi la bacerà con passione. Christoph però, sempre più arrabbiato, il pomeriggio seguente convocherà Lucy nel suo ufficio con l'intenzione di indurla a buttare il sacco. E quando Paul intuirà il tutto, penserà bene di raggiungere la cognata per esserle di ausilio. Purtroppo le sue aspettative saranno fortemente disattese. Il padre di Denise, furibondo, deciderà di licenziare la ragazza, che disperata, oltre ad aver perso la sua amata sorella maggiore, dovrà anche fare i conti con l'ingiusto licenziamento. Riuscirà a riottenere il suo posto di lavoro? Paul l'aiuterà in questo? Vedremo. Paul rischia di cadere nelle grinfie di Annabelle e scopre tutto. Purtroppo per la ragazza non sarà affatto facile ritornare a sorridere. Dovrà vedersela infatti con gli intrighi di Annabelle Sullivan, che approfittando di quanto accaduto inizierà a sedurre l'atleta. La Sullivan infatti, quando Christoph uscirà dal coma, verrà smascherata. Alcuni suoi intrighi verranno a galla. Anziché finire in carcere però, entrerà in un ospedale psichiatrico. La giovane comincerà a sedurre il terapeuta e a ricattarlo. Grazie a questo perfido escamotage, in breve tempo ritornerà a Big Claim e avrà un unico desiderio in mente: far coppia con il fratello di Alicia. Annabelle, per riuscire nel suo intento, inizierà un percorso di fisioterapia proprio con Paul. Lucy metterà in guardia il cognato dalla pericolosità della Dark Lady, ma tutto sarà inutile. Anche se l'atleta non ricambierà l'interesse per la Sullivan, quest'ultima riuscirà comunque a ringraziarselo, recitando la parte della vittima. Lucy un giorno assisterà ad una scena che non le piacerà e vedremo che perderà le staffe, arrivando persino ad aggredire la sua antagonista. Determinata a vendicarsi, la sorellastra di Denise obbligherà Christoph a farle un richiamo verbale. Poi, non contenta, fingerà di aver salvato Luna da una situazione di pericolo. Inoltre convincerà il personal trainer a recarsi a cena con lei e sfrutterà l'occasione per somministrargli un potente narcotico. E sarà così che Lindelberg sarà a un passo dal cadere nelle grinfie della donna. Non appena si riprenderà poi, comprenderà di aver perso il controllo e non saprà darsi una spiegazione. Sarà soltanto grazie a Tim, il protagonista della nuova stagione, che Paul apprenderà la verità. Comprenderà di essere stato drogato dalla Dark Lady. Affranto e determinato ad andare fino in fondo, si precipiterà da Michael e gli chiederà di prescrivergli al più presto delle analisi del sangue. Riuscirà a scoprire di essere stato ingannato? E la Sullivan pagherà finalmente per tutte le malefatte che ha commesso? Vedremo. Non resta che seguire attentamente questa storyline che ha veramente tanto da offrirci. Grazie per aver scelto Uomini e Donne News. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.